Lasci spesso i tuoi giocattoli in ordine, ma al mattino sembra che qualcuno li abbia spostati. Guarda il nostro video speciale sulla Lilù. Ti mostreremo cosa succede in quel mondo quando non ci sei. Ti sembra interessante? Allora continua a guardare! Il fine settimana è alle porte e tutta la famiglia va a fare un picnic. I bambini lasciano sempre i loro giocattoli ovunque. Controllo se tutto è a posto. Bene, Barbie è qui. La metto in modo che non cada. Che strano, non c'è molto casino. E da dove arriva questa cosa? Questi bambini? In cosa hanno trasformato un cucchiaio? Lo rimetto a posto e ci penserò più tardi. Spoonie è diventato triste. Come hai osato rapirlo? Chi è stato? La mamma! Non ha notato che è un giocattolo adesso? I genitori se ne sono andati e ora sullo scaffale dei giocattoli sono in panico. Dove ha messo Spoonie? E se domani ci portassero via tutti? Che disastro! Questi migliori amici non prestano attenzione alle bambole che urlano e decidono di discutere dell'incidente. Vivo da tempo sullo scaffale e un rapimento come questo non era mai successo prima. Sì, dobbiamo andare a salvarlo subito! Pensa quanto saranno tristi i bambini quando non troveranno Spoonie al suo posto! Non farti prendere dal panico! Orso interrompe tutti. La sua pelliccia da orsacchiotto gli permette ancora di esprimere il suo carattere forte. Ecco la mappa! A quanto pare è in cucina! Il gruppo decide di andare a cercarlo. Ma devono prima scendere da questo scaffale senza rompersi. Christoph prepara una scala. Potete scendere uno a uno! Seguitemi! Barbie ha paura delle altezze, ma gli amici sono più importanti. Orso, ti prendo! Salta giù! Speriamo bene! Arrivo! Ecco, ti ho preso! Bel lavoro, Christoph! I ragazzi hanno ancora un problema. Come fanno a far scendere Saetta e Oldtimer? La scala ovviamente non va bene per loro. Rex si sta impegnando a fondo per trovare qualcosa nella scatola. Non riesco a prenderlo nemmeno con i denti! A cosa servirà questo coperchio? Sì, l'ho trovato! Ah, ecco a cosa serve! Ora possiamo tranquillamente far scendere Oldtimer e Saetta! Proprio come con una gru! Rex è un genio! Brigati, scendi! Le bambole sulle mensole sussurrano tra loro. È una cattiva idea! Se vengono catturati, dovremmo salvarli o cosa? Come possono lasciarci sole? I nostri giocattoli sono entusiasti e iniziano la loro ricerca. La mamma pensa che il cane le abbia rovinato le scarpe di notte. Rex non può resistere alle scarpe. Adora filare i denti con le scarpe. Il mio sapore preferito. Ah, sembra che sia bloccato, ragazzi! Ci manca solo di dover salvare anche te. Il percorso passa attraverso la zona delle scarpe. Christoph, guarda! Le Crocs sono quasi uguali alle tue! Sì, che strana coincidenza! Ma cosa puoi farci con queste? Aspetta, c'è stato un incidente qui! Questa è una macchinina rotta! Saetta, arrivo col rimorchio! Portalo qui! Mi hai tirato fuori dalla scarpa, quindi ti aiuto! Così Rex va a prendere la macchina! I ragazzi hanno trovato un modo per trasformare una Crocs e una piattaforma con ruote in un veicolo! Ma c'è posto solo per Barbie e Orso. Oldtimer è sul cofano. Christoph, Rex e Saetta li seguono a piedi. Viaggiare tra le stanze è facile solo per noi. La ruota sotto la Crocs non resiste molto e si rompe. Barbie si stanca e inizia a essere irritabile. Ho sete! Acqua! Non mi muovo senza acqua! L'oroscopo di Barbie di oggi è ovviamente fortunato, perché Saetta va quasi contro una bottiglia d'acqua. Ragazzi, venite qui e portate i bicchieri! Ma devono ancora raggiungere la pompa. Christoph ribalta il bicchiere e ci mette sopra Saetta, e poi sale in cima, sollevando Orso e Rex. Rex, dai, crediamo in te! Premi sulla pompa! Bene, finalmente posso avere qualcosa da bere! Dice infastidita Barbie.
esagerato! Ma Barbie non si arrabbia. Tutti si dissettano e continuano il cammino con nuova energia. Una volta che i ragazzi raggiungono il tappeto, una nuova stanza gigante appare di fronte a loro. A giudicare dalla mappa, questo è il soggiorno, ma non siamo ancora vicino. Dobbiamo procurarci del cibo e trovare un posto dove stare. C'è solo una via d'uscita. Salire sul divano. Ma è così alto! Gli amici afferrano la coperta e si arrampicano. Saetta non ce la fa. Ma tutti tifano per lui e alla fine riesce a salire lungo l'angolo della coperta. Vorrei mangiare qualcosa, il mio stomaco brontola! I ragazzi notano un piatto con biscotti e marshmallow sul tavolo. Wow! Solo Saetta può percorrere questa distanza. Non ho abbastanza accelerazione, non ce l'ho! Oldtimer capisce le sue preoccupazioni, ma non si arrende. Lo so, possiamo farcela insieme! E in pochi minuti ecco un trampolino fatto con un libro supportato dall'amico. Saetta accelera e vola verso il tavolo. Carica il cibo e torna con successo sul trampolino. Wow! Ma all'improvviso Barbie ha un dubbio e chiede: Oldtimer, stai segnando l'ora giusta? Siamo molto indietro, non ce la faremo prima che faccia buio. Dobbiamo dormire qui. Tutti scendono dal divano come da uno scivolo. Christoph si ferma. Aspettate, devo prendere qualcosa. Ho visto dei calzini da qualche parte. Eccoli i nostri sacchi a pelo. Gli amici si siedono e decidono di fare un picnic serale. Rex, cosa hai portato? Stuzzicadenti! Arrostiremo i marshmallow! Che grande idea! Approva Christoph. E so dove possiamo trovare il fuoco. Il nostro vecchio amico Panda aveva una candela e vive proprio in salotto. Tutti al falò arrostiscono i marshmallow per cena e condividono le loro emozioni. Christoph ha trovato una chitarra da qualche parte e i ragazzi cantano e prendono ispirazione per le prossime avventure. Si fa buio e Rex spegne il fuoco con un ruggito. Barbie copre i ragazzi con una coperta e tutti si addormentano dopo essere entrati nei sacchi a pelo. Arriva la mattina. Saetta sveglia tutti con il suono del suo motore. È ora di salvare Spoonie! Non c'è un minuto da perdere. I ragazzi hanno camminato molto prima di raggiungere la cucina. Christoph, Rex, ragazzi, sono qui! Eccolo, Spoonie, ti salveremo! Sbrigatevi, la mamma potrebbe tornare presto e sarebbe un disastro! Ma il pensile è così in alto! Arrampicarsi sembra una missione impossibile per i giocattoli! Decidiamo chi andrà su! Sono pronto, ma ho bisogno dell'aiuto di Rex! Il dinosauro rimane a terra. Fa da gradino a Christoph che inizia a salire. Questo è solo il primo mobile. Oh, è piuttosto pericoloso quassù. Devo stare molto attento. Christoph mostra un coraggio spericolato, ma ne vale la pena. Deve solo arrampicarsi su questi piatti. Uno, un altro e un salto! Sì, ce l'ha fatta! Spoonie, amico, sono felice di vederti sano e salvo. Dammi la mano, ti riportiamo a casa. Gli amici sono di nuovo insieme e promettono che non si lasceranno mai, qualunque cosa accada. La porta cigola. La mamma è tornata a casa. Bene, sono tutti a posto. Sistemare i giocattoli in anticipo è stata un'ottima idea. E questo di nuovo qui? Oh, ma non l'avevo messo.
Beh, sta bene qui. La nostra fantastica storia di giocattoli è finita. Potrebbe essere successa in qualsiasi casa, anche nella tua! Premi il pollice in su e ama i tuoi piccoli amici di plastica e gli orsacchiotti. Si preoccupano se non giochi con loro. Fai clic sulla campanella, iscriviti al nostro canale e credi nell'amicizia con il nostro canale Lalilu.